po' accusando. Sì, ma Roberto Nego ovviamente ha fatto la partita, cioè la gara, diciamo. C'è il segnapunti opposto alla nostra posizione che sta segnando, segna invece il segnapunti sul... Meno di non pensare a quelli che sono i punti deboli dell'altro. Al servizio Bobo. L'unico derby di calcio qualcosa. Con le squadre che si studiano al centrocampo. Si deve un po' aprire. Granché tende un po' a scappare. Lui questo lo sta comprendendo ed effettivamente a bloccare il rovescio. Secondo set. Prima il rovescio e poi due dritti fenomenali. Tecnica di diritto che tante volte gli viene anche un po' contestata perché ma non riesce a dar forza alla palla e qualche svantaggio c'è, non è tutto bello. È molto bravo e fa anche risultati internazionali quando gioca bene le prime tre palline. Chiaramente questo vale per tutti, non è che vale solo per lui. Però lui gioca bene. Attenzione. Gran bello scambio, peccato per la conclusione di Stoyanov, un diagonale che finisce fuori di un soffio, ma veramente ci hanno fatto divertire questo scambio di atleti. Ettore ci insegna che tutti i giocatori con poca mobilità hanno sempre avuto un gran polso e che è andato a sopperire poi quello che non avevano. I giocatori non si aspettano che lui, che arrivi un colpo magari lungo linea che lui può fare, è avvantaggiato e ha la qualità per farlo. Dell'equipe azzurra anche di Lorenzo D'Angelo, ma una notevole. Stefano obiettivamente un po' spento, ecco, un po' prima. Ciao. 6-4 su questo colpo, però Niagola è così, anche in questo aspetto che tu noti che è giustissimo. Lui spesso in momenti anche culminanti della partita. 6 pari in questo terzo set. Sull'ultimo top, oltre la quinta palla, che di solito è un po' il limite in cui Bobo accetta lo scambio. Mi 2 set 10-8, doppio set point per Niagol Stoyanov. Facilità, ovviamente. Ecco, questo è un altro esempio. Anche se il punto. Lui sta continuando a fare il suo gioco. È tipo anche che maschera molto di più le sue emozioni, Bobo Cicco. Certo. Massimo alla quinta. Non è difficile che si faccia di più. Molto spettacolare da fondo campo entrambi i giocatori. Certo. Su una palla poi tra l'altro forzata, insomma, bello questo blocco lungo linea. Bravo Niano. Questa... Rimasto sorpreso qui Bobo. È una palla tattica. 8 pari al servizio Bobo Cica. Attacca tutto spiano Stoyanov. Bravo! 9 pari. Palla all'angolino micidiale, 11-9 per Bobo Cica che pareggia i conti. Con l'aria condizionata, qualche problemino di luci, ma veramente in
quasi 20 giorni di gare, cose veniali rispetto a quello che poteva effettivamente succedere. Dei prossimi campionati assoluti italiani per il 2012. Due giorni densi di gare. Degli atleti del Giro della Nazionale è uno di quelli che secondo me quest'anno ha fatto come suo lavoro, diciamo. Sì, è molto cambiato, il miglior livello di gioco secondo me mai mostrato da lui, anche meglio di Stoccarda 2009, che era un mese e mezzo prima. I suoi bei sorci verdi da superare con Damiano Seretti, superato solo da Mutti e Damiano Seretti, che con le loro gare nei quarti di finale hanno tenuto testa. Quindi a me può far altro che piacere. Anche la competizione sana che nasce fra loro. Eh sì, una competizione interna che è determinante. Permesso, ha consentito a un caparbio Bobocica di rientrare prepotentemente in questo parziale di gioco. Il punto di Niago Stoyanov, il suo qui. Ha provato l'acrobazia, riuscita nel primo colpo. Erano messe bene, era difficile giocare di nuovo. Annullati i due set point e qui sfodera una gran risposta a Bobocica, sulla quale... Sbaglia Niagol su questo colpo e dunque 12-10, sguardo perplesso. Conduceva 9-2 e che ha lasciato sul campo per 12-10. Ma già le risposte. E adesso aggredisce a tutto campo Bobocica da fermo. Ecco, se c'è forse uno scambio in quale sono uscite tutte le qualità di Bobocica. Ormai la partita ha preso... Bello. A tirare dove dà più fastidio poi al suo avversario. Dieci, quattro. L'errore di Niago Stoyanov è abbastanza gratuito per l'11-4 finale, che vale il 4-2 per Mihai Bobocica, ovvero il titolo di campione italiano degli assoluti di Rimini. È lui che succede al trono di Stefano Tommasi, torna ad essere il leader italiano in questa specialità, Mihai Bobocica, che si era anche laureato campioni di doppio maschile non più tardi di un'ora fa, sempre qui a Rimini. Io ringrazio Lorenzo Nannoni, impegnato nel suo workshop internazionale, anche con te. Ti ringrazio della tua partecipazione. Adesso noi abbiamo qualche attimo prima del finale di doppio femminile, di doppio misto, mentre si preparano gli atleti. Saluto Lorenzo Nannoni, lo ringrazio. Al di sopra di noi.